andiamo a preparare il nostro gin aromatizzato al mandarino. Dopo averli raccolti andiamo a lavarli e a incidere la buccia, facciamo le belle scorzettine e andiamo a rimuovere la parte bianca che è appunto dell'amaro, che si chiama albedo. La parte che ci rimane, quella colorata, si chiama flavedo ed è ricca di oli essenziali, quindi quelli che danno il profumo. Ci vuole tanta pazienza, ma ne vale la pena. Dopo questo lavoraccio andiamo a pesare 50 grammi per ogni litro di gin, versiamo in un barattolo, lasciamo macerare un paio di giorni, filtriamo il tutto e lo imbottigliamo in una bottiglia carina carina. Zacchete!